Amici di RTB Network e Sky Canale 819, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Niente Panico. Una puntata attesa, una puntata che voi ci avete richiesto in tantissimi, e parliamo di chirurgia estetica. Quindi sia la parte eh, vera e propria, diciamo, inerente alla chirurgia, ma anche l'aspetto psicologico della, della chirurgia. Quindi quando eh, magari è il caso o non è il caso di. Eh, accingersi diciamo, diciamo a fare una operazione estetica. Lo facciamo con due graditi ospiti, con un gradito ritorno la dottoressa Franca Pagni Grazie. che è buonasera. psicoterapeuta sessuologa, buonasera, ciao bentornata, ciao. e con il professor Francesco Rizzo, buonasera, eh, buonasera che è, è chirurgo plastico, quindi lui è il nostro punto di riferimento principale per questa sera, insieme a al nostro tramite fondamentale, tra noi e voi, sempre il mitico Arteiu. Buonasera Christian. buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti. Vi ricordo per contattarci gli sms 333 22 95 689, il telefono lo 030 28 15 130 e poi il sito internet www.rewind-tv.net. Buona visione. Quindi... Eh, approfittatene appunto degli sms o delle telefonate perché non so quando poi ci ricapiterà di avere in studio un eh, medico chirurgo plastico perché giustamente eh, è una figura importante, è una figura poi che chiederemo se è di moda o non è di moda in questo momento, eh, ma soprattutto chiediamo ai nostri telespettatori che cos'è la chirurgia plastica e quando questa è utile. Beh, la chirurgia plastica è una disciplina abbastanza mh, estesa nel vero termine della parola. Il, la chirurgia plastica si occupa di, di chirurgia ricostruttiva, cioè di tutti quei casi in cui in seguito a incidenti, eh, tumori, patologie importanti occorre ripristinare l'integrità del, del corpo certo. e quindi entra in campo la chirurgia ricostruttiva. Branca della chirurgia plastica è poi la chirurgia estetica che si occupa invece dell'aspetto. Esterno, più diciamo, tra virgolette, frivolo, eh, dell'aspetto delle persone, e che eh, oggi devo dire ha una grande richiesta. Ecco, e ha una grande richiesta, eh, perché, eh, come le accennavo prima della trasmissione, eh, noi abbiamo moltissime domande di chirurgia plastica, e questo che mi ha anche stupito di giovanissime. Questo a lei risulta o è un qualcosa solamente eh, di, cioè è un'idea non messa in pratica oppure è un qualcosa che invece. Vengono no, no, è, vostri una, è una realtà che aumenta mh, di giorno in giorno. Oggi tutte le esperienze innanzitutto eh, sono, avvengono prima, quindi anche le, le esperienze sociali eh, vengono vissute. Prima rispetto a un tempo, per cui anche questo tipo di richieste avvengono prima del tempo. Spesso sono gli stessi genitori che, preoccupati delle, eh, dei problemi sociali, tra virgolette, che possono nascere dal, dalla presenza di un aspetto non perfetto rispetto a quelli che sono i canoni mediatici, spingono i figli, spesso in modo troppo precoce, dal chirurgo plastico per risolvere dei difetti che, in alcuni casi, sono reali, in altri, sono un po' forzati. Teniamo conto che oggi questa forbice si è allargata sia per i più giovani ma anche per i più anziani. La eh, vita sociale è molto più intensa rispetto a un tempo, per cui si vive molto più fuori, c'è più necessità di essere piacevoli perché la vita sociale si è intensificata, quindi è una richiesta che tra, per certi aspetti è naturale. Gli eccessi sono sempre un po' pericolosi, soprattutto certo. quando si spingono dei ragazzi molto giovani a fa, subire interventi di chirurgia estetica. In un momento in cui il processo di crescita fisiologico non è ancora avvenuto, e soprattutto psicologico, poi la dottoressa lo saprà meglio di me, non è ancora avvenuto, certo. Eh, Franca, eh, tu cosa ne pensi appunto? Della, mh, la parte di, di, dal punto di vista, scusate, eh, prettamente psicologico. Quindi una ragazza giovane che dice, magari anche una bella ragazza, che dice: Voglio rifarmi il seno o voglio rifarmi. Eh, il viso, eccetera, magari ha 16-17 anni e il genitore, come spesso capita, eh, per magari il diploma gli regala questa cosa. Sì. Eh, è verissimo, eh, questo è purtroppo un fenomeno abbastanza in espansione. Cioè, eh, è vero, ci sono molte più richieste in questo genere, e molto spesso è vero, sono i genitori. Questo è quasi paradossale, però eh, è una realtà. Eh, a volte eh, i ragazzi esprimono una loro difficoltà ad accettare, ad essere accettati eh, a causa di un difetto fisico. Però enfatizzare questo aspetto credo che sia molto, molto negativo, ma non solo perché forse non c'è ancora indicazione vera e propria all'atto all chirurgico. Ecco. Eh, perché appunto l'organismo non è ancora completato nella sua crescita e tutto quanto, ma anche perché non è possibile che mh, un ragazzo non si abitui ad accettare un benché minimo difetto che può essere anche un difetto vissuto male e magari importante. Faccio l'esempio, non so, di un naso malgiato, pronunciato. pronunciato, così eccetera, che fa vivere effettivamente delle difficoltà però si può aspettare si può aspettare perché sono importanti due situazioni che devono comunque maturare deve maturare l'io la coscienza di sé che parte da dentro e non da fuori nonostante il corpo sia significativo e importante e oggi sempre di più e poi deve anche maturare il fatto che si possa convivere anche con delle proprie Storture. Ecco, sai che una ragazza proprio oggi mi diceva: ma se io ho 16 anni, 17 anni, 18 anni, quello che è, ma non vivo bene col mio corpo, non, è la stessa cosa di una trentenne, quarantenne, cinquantenne. E allora perché mi devo tenere questo eh, questa, questa, questo questa questo componente che a me non piace? Mm. Certo, eh, ma eh, perché? Infatti perché ho detto, non me lo segno perché tu... stasera glielo chiedo mi ai miei sì, esperti. Sì, ma perché non è che non, eh, non possa toglierselo questo difetto, se lo toglierà a tempo debito. Il tempo debito qual è? Non è che esiste un canone dall'ora tale all'ora tale, dall'età tale in poi. Però certo. abituati un momento anche a convivere con i difetti. Significa maturare, maturare anche con i difetti che non sono solo esterni, ma sono anche intrinseci, perché ognuno di noi è un essere imperfetto certo. e questo va imparato. E serve anche a capire che non tutto è perfetto: e, e, no, che... e, e serve anche a capire che non tutto è cancellabile o con un colpo di, eh, di bisturi sì. o con un colpo di spugna. Allora interiorizzata questa cosa, cresciuto e maturato questo aspetto, poi andrai dal chirurgo estetico che okay? che ti aspetta. Certo. No, ma vorrei chiarire eh, no. questa cosa che non ha nessuno sfondo moralistico. No, cioè, certo eh, no. non è, eh, poi io faccio questo mestiere, non è sbagliato che una persona che ha un difetto mh, pronunciato si rivolga al chirurgo plastico per, per risolvere questo problema, perché oggi tecnicamente è possibile farlo. Il problema è quello della maturità, mm. per cui... È importante anche dire perché adesso entra un po' nel contraddittorio, diamo un po' di pepe alla Benissimo. cosa. Certo, ecco, sì, ecco. E Spesso mi trovo a discutere sul fatto che è giusto, bisogna maturare. È vero quello che dici tu, sei una psicologa, per cui non sono io, sei il tuo settore. Però è anche vero che un problema, magari non a 16 anni, un po' più tardi, quando c'è raggiunto un minimo di maturità, può essere risolto e questo non preclude che la persona diventi poi una brava professionista, certo. una brava persona all'interno, no. abbia un ruolo all'interno della sua famiglia, cioè non associerei la superficialità con l'intervento di chirurgia plastica, Nemmeno perché io. oggi se io avessi una figlia e avessi un naso molto brutto, è vero che posso dire poi maturare, poi devi sviluppare il tuo io, devi tirare fuori una personalità sì. che, però intanto parte rispetto ai coetani magari che hanno un aspetto più piacevole già con uno scoglio da superare questo può essere positivo mm. però se questo scoglio senza grossi problemi può essere rimosso senza toccare quelli che sono gli aspetti profondi dello sviluppo della personalità che devono comunque andare avanti indipendentemente dall'aspetto estetico io trovo che non ci sia niente di male è non chiaro è che L'età è importante. Almeno eh. io non solo, ma aggiungo anche mm. che a volte un intervento estetico ridà serenità, certo. ehm, dà la gioia di vivere, ehm, cioè può anche aumentare assolutamente l'autostima. E su questo non ci piove. Però su una certa età no. Allora, intendo, io imbatto un po' su questo, cioè diciamo che sotto i 18 anni non farei interventi. No, infatti, così, infatti questo, in, genere, in, genere, un in genere, anche per legge in alcuni casi questa cosa è regolamentata. Diciamo ci sono alcune eccezioni di tipo malformativo che prevedono interventi in età scolare. Eh, okay, faccio un esempio, l'orecchio a ventola, come diciamo sì, noi, si fanno già sì. a 8-9 anni per evitare che poi il bambino venga eh, preso in giro dai compagni, è un intervento molto semplice, dagli 8 anni in poi si può fare, l'orecchio ha aggiunto uno sviluppo già notevole. I, per tutti gli altri, anche la legge regolamenta questa cosa. Eh. Per cui, 18 anni il naso in alcuni casi con problemi respiratori si può fare anche leggermente prima, però è proprio una questione però di rispetto. fisiologico in questo caso, abbiamo dei problemi come il naso funzionali: anche, funzionali. anche funzionali, se noi parlassimo di una problematica prettamente diciamo estetica, estetica ma alle volte che non è neanche estetica reale, ma più psicologica, magari eh, certo. del non vedersi eh, magari. Eh, diciamo può capitare che ci si vedrebbe meno, eh, meglio magari eh, con eh, un seno più pronunciato piuttosto che altro Sì, non cose. deve essere un capriccio non deve essere un capriccio a quell'età quell come sicuramente sa meglio di me uno può avere delle iperaspettative rispetto a una cosa superficiale che non, poi non determina così, non è così importante nella propria vita certo. mentre a un'età più matura uno può prendere l'intervento in crisi plastica per quello che è anche con una certa ironia, senza dimenticare tutti gli altri aspetti della propria personalità che vengono vissuti ogni giorno. In, in questo modo, eh, invece, in un'età troppo precoce, uno può metterci, voglio dire, troppa importanza a questo aspetto che è un aspetto marginale della propria vita di relazione. Assolutamente. Sentiamo cosa dicono i nostri telespettatori, Arteio. Eh sì, sono arrivati diversi messaggi. Allora, ci chiedono. Il chirurgo plastico mi può guida guidare nelle decisioni da prendere o devo andare con le idee chiare sul da farsi? No, il chirurgo plastico deve guidare, perché il chirurgo plastico spesso, insieme allo psicologo, so è, è colui che tecnicamente è il mediatore tra le aspettative del paziente, che spesso non sono realistiche rispetto a quello che può essere il risultato e quello che in realtà poi si può fare. Quindi questa mediazione da parte del chirurgo è fondamentale Deve per esserci. spiegare tecnicamente quello che Quindi succede. Quindi ci può essere anche, può essere pensabile anche una collaborazione. Eh, chirurgo e psicoterapeuta? Assolutamente sì, spesso si fa. Quindi una collaborazione importante sì, sì. Anche, sì, sì. Anche, sì. anche per quello che è il, il dopo, diciamo un'operazione di un certo tipo, esatto. anche per abituare eh, la persona al cambiamento, cioè certo, alcuni... a riconoscersi di, davanti allo specchio. Certo, diciamo. in alcuni casi. Questo riconoscimento generalmente è un riconoscimento positivo, certo. quindi, però ci sono casi in cui il cambiamento può creare dei traumi e in questo caso va accompagnato da una psicoterapia no, sicuramente. Certo. Arte, altro messaggio dei telespettatori? Sì, la liposuzione può essere utilizzata per perdere peso? No, la eh, liposuzione non è adatta a perdere peso, la liposuzione serve per rimodellare la forma del corpo perché la quantità di grasso che si può asportare è limitata, nel senso che si possono asportare 3, 4, 5 litri di grasso al massimo per non causare problemi gravi al paziente. Ora, una paziente che deve dimagrire 15 kg, è chiaro che un'asportazione di 3, 4 litri sono insignificanti a livello della di una dieta. Per cui, diciamo che la liposuzione è adatta a, a un rimodellamento, non a un dimagrimento. Bene... Ehm... Quando noi diciamo eh, il concetto di perfezione, il concetto di perfezione, quindi dell'ideale che si ha eh, nella perfezione di una persona, di, di un ideale che ci facciamo, Franca, è dovuto più a un ideale creato dalla società in quest'ultimo periodo o è un qualcosa che arriva da, dai mass media o è proprio una società in evoluzione questa? Il eh, concetto di perfezione estetica. Di perfezione intende. estetica, cioè questa ricerca assoluta della perfezione e così come poi non accettare la vecchiaia dopo, però iniziamo sì, dai giovani. Sì. ma Sicuramente è, eh, è modulata molto anche dal costume e dalla società che ci vuole. E ma non solo che ci vuole perché effettivamente siamo cambiati, cioè le aspettative di vita sono molto più alte, si vive di più, si vive meglio, eh, si fanno più cose ehm, e quindi è anche normale che eh, il corpo ci debba accompagnare bene fino alla fine dei nostri giorni. L'aspetto estetico è uno degli aspetti ed è una cosa, di, come dire, una conseguenza anche di questo. Quindi senz'altro questo fatto via, va inserito un po' ai tempi che corrono. Mh, poi, eh, certo, i mass media ne sono abbastanza responsabili, mi viene da dire mh, per esempio eh, che eh, le modelle eh, estremamente magre al limite dell'anoressia, per non parlare proprio dell'anoressia, eh, in fondo hanno dettato un po' la legge in qualche modo del dimagrimento a tutti i costi nelle ragazze e di fatti adesso per esempio la famosa taglia 38 è stata anche un po' bandita quindi questo un po' per cercare di rispondere alla domanda se eh, questo, questo ideale della perfezione viene più dall'esterno che dall'interno io credo che sia ormai una cosa a metà però molto effettivamente partito dall'esterno sì, io credo che i mass media siano fondamentali eh. in questo, perché i modelli estetici di oggi non sono quelli di 50 anni fa, mm. i modelli mediatici, i divi del cinema, anche chi rifiuta un modello estetico dominante fa comunque una scelta estetica che si comunque richiama a qualche modello. È difficile sfuggire a questa influenza, secondo me. E comunque è fondamentale quello che dicevo prima, l'intensificarsi comunque dei contatti, dei, delle uscite sociali ha creato l'esigenza comunque di apparire più piacevoli perché questo facilita in qualche modo l'avvicinarsi agli rompere altri, rompere il ghiaccio, rompere con la il società, ghiaccio. se questo viene visto come anche una, un retaggio antropologico, cioè certo. come primo contatto e poi permette lo sviluppo di altri valori è una cosa assolutamente positiva, se viene visto come unico valore Rimane sicuramente una cosa superficiale e fine a se stessa. Chiaramente. Altro messaggio dai nostri telespettatori, Arteo? Sì, Cristian. Come faccio a chiedere a mia figlia a quindicenne di aspettare a rifarsi il naso, visto che pure io vi sono ricorsa? Valeria, grazie. È molto semplice, deve aspettare perché il naso non ha ancora finito il suo sviluppo fisiologico almeno un paio d'anni. È consentito fare l'intervento di inoplastica a 17 anni in alcuni casi ed è l'unico intervento che si può fare prima della maturità almeno 17 anni bisogna raggiungerli. Questo anche okay. soprattutto dal punto di vista fisiologico. fisiologico proprio, proprio, perché termine. bloccherebbe la crescita la del fisiologica del naso in età troppo precoce. Certo. Abbiamo altri messaggi nei nostri telespettatori? Sì, ho 18 anni e una terza di seno, vorrei farmi una quintale, mi può creare dei problemi? Grazie. Allora, eh, i gusti estetici sono soggettivi. Così, di primo acchito direi che mh, questa persona non è adatta a subire un intervento di chirurgia plastica perché parte da una situazione già di normalità e sicuramente questo desiderio è dettato dall'influenza di qualche canone mediatico non, non del tutto corretto. Avere un aumento così importante della, del seno può creare nel tempo anche dei problemi per il peso delle protesi, per una serie di motivi. Per cui. Non è del tutto consigliabile, ecco, se non altro bisognerebbe capire poi più precisamente certo. quali sono le motivazioni. Noi, e... noi, qui, bene o male, possiamo dare ah, un'idea ah, molto generale. Per ecco, l'istinto, è... direi che non è una buona idea, ecco. certo. Franca, eh, sì. invece la chirurgia estetica, visto invece è in un'età dove il fisico va un po' in decadenza. Eh. Tu come la vedi? Benissimo, Benissimo. 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 può no, essere no, un momento. No. Non è il tuo caso che tu sei giovanissima. No, no smetti, Non è vero. smettila, smetti, usciamo da. No. Parliamo, parliamo di quando arriviamo ad un'età. Mm. Dove, comunque, eh, l'età anagrafica o comunque estetica non corrisponde a quello a cui diciamo ci sentiamo, e quindi si sì, vuole certo. eh, rendere un pochino più giovani, eccetera. Tu, questo come la vedi? Favorevole, sfavorevole? Eh, no, favorevole, Esco. al di là della questione personale che però <ride> mi ci vede proprio in pieno, eh, però sì, favorevole. Favorevole perché qui siamo davvero in ambito proprio di restituzione dell'autostima e anche di aiuto vero e proprio ad, eh, non solo, cioè, perché qui non è più questione di accettarsi, qui è questione di vedersi più belli. Ecco. E credo che questo sia assolutamente lecito, anche perché è vero, oggi anche una donna 50 anni così è, ha mh, delle, eh, delle possibilità e delle, mh, e delle opportunità decisamente migliori e maggiori di una volta. E quindi eh. è giusto che il fisico sia conservato e certo. che comunque lo si aiuti a ben conservarsi. Come sempre, eh, ripetiamo, gli eccessi anche esatto. a quest'età eh, non vanno incentivati. Certo. Ecco. Però un giusto equilibrio, un'attenzione, ma perché no? Anzi, in, eh. questo, in questo caso, quindi di, eh, di lifting, eccetera, parliamo di interventi molto invasivi? Molto... No, adesso eh, si tende sempre meno a fare interventi invasivi anche per evitare un eccessivo cambiamento nell'aspetto della persona che risulterebbe troppo evidente sì. e quindi alla fine controproducente giustamente dicevamo le persone poi rimangono in qualche modo sempre più giovani adesso anche a un'età più avanzata sia interiormente che proprio anche esteticamente perché la maggiore eh, qualità dell'alimentazione eh, cioè l'attività fisica del io vedo donne 55 anni eh, bellissime, ancora giovani per cui la necessità di rimanere eh, correggendo piccole eh, alterazioni dell'età eh, sempre piacevoli è una cosa corretta. Ecco, gli eccessi, qua vanno, eh, come sempre, vanno, vanno un po'. Eh, seguiti perché c'è un fenomeno particolare, quello dell'immagine corporea che un po' sfugge al paziente. Per esempio è un fenomeno comune di vedere questi famosi labroni, zigomoni in giro e uno si domanda ma come ha fatto a farsi una cosa del genere che sta peggio di prima? Certo. Questo è un fenomeno che capita molto frequentemente perché una persona fa una correzione, poi si adatta subito alla nuova immagine corporea e perde il senso di sé e richiede un'ulteriore correzione. Poi perde di nuovo, si riadatta e, e va avanti in questo modo. A questo punto il chirurgo deve saper dire Ok, basta, perché, perché hai perso il senso della realtà, mentre gli altri lo mantengono e ti vedono per quello che sei. Certo. Questo è un pericolo, dopo una certa età, che spesso Può incombe. Che ecco, sì. E l'operazione in sé dura, a, a, diciamo, a un termine, questa durata, questa operazione, dopodiché gli effetti. Della vecchiaia ritornano? O Beh, è... Allora, solo il padre eterno, per <ride> chi è credente, può fermare il processo di invecchiamento. È chiaro che tu puoi, puoi, restituire, puoi tornare indietro di qualche anno, dopodiché il processo di invecchiamento lentamente ricontinua e procede. E quindi il chirurgo poi, potrebbe intervenire? Può sempre intervenire, è chiaro che poi, oltre un certo limite, può risultare ridicolo certo. intervenire eh, oltre una certa età, perché stiamo parlando di ci sono pazienti che intervengono anche a 80 anni è chiaro che bisogna vedere, valutare caso per caso, però è, è ovvio che i limiti della chirurgia seppur oggi è migliorata tantissimo tecnicamente ci sono, quindi non è che si può fare tutto. Certo, bloccare l'invecchiamento fino a un certo punto lo possiamo fare, ma la natura poi alla fine sì. ha la meglio. Perché anche così difficile accettare la vecchiaia? Ma eh, credo non piaccia a nessuno invecchiare adesso, cioè non, non, non raccontiamo, cioè, la, dopo sì per carità eh, fare la parte del vecchio saggio è bello, però non credo che piaccia a nessuno. E, e poi oggi è difficile, è molto più difficile eh, e perché non c'è più spazio per la vecchiaia in fondo, se mh, la vecchiaia è intesa come... Come un momento appunto di, di saggezza, di raccolta del sapere, delle esperienze, di eh, capacità anche di eh, trasmettere ecco, tutte queste cose che ci sono nella vecchiaia, che sono belle e che forse dovrebbero essere anche un po' rivalutate. Oggi non c'è più tempo né per viverle né per ascoltarle né per trasmetterle. Allora, se partiamo da questo, cioè dal fatto che la vecchiaia è quasi una cosa che non la si vuole neanche più contemplare, è ovvio che diventa difficile. Eh, già non deve essere bello, anzi non lo è. E poi e poi, e poi non c'è quasi più un luogo. Per viverla questa vecchiaia ed è un peccato assolutamente. Eh. Altri messaggi da sette spettatori? appena Alta. arrivato, Christian. Ho 46 anni e dieci, dieci anni fa ho ridotto il mio seno da una sesta ad una quarta. Ora mi sembra che stia cedendo di nuovo. Cosa si può fare? Dottore, eh. dopo quanti anni? Eh, dieci anni fa ha ridotto il suo seno. Sì, eh, eh, si può effettuare un ritocco perché dopo dieci anni è anche naturale che la gravità incomba sulla pelle per cui il seno un pochettino ceda. Bisogna capire se ci sono stati dimagrimenti, ingrassamenti nel frattempo che possono aver favorito questo, questo cedimento del seno, ma è del tutto naturale e fisiologico che dopo dieci anni ci sia possibile fare un, un ritocco di questo intervento. Certo. Altri messaggi, Arta? Sì, Cristiano, un altro appena arrivato. Le cicatrici dei lifting sono visibili? Allora, in genere no. Vengono, si cerca di nasconderle in zone dove sono il meno visibili possibile. Se si va a guardare molto da vicino, è possibile che si veda qualche cosa, però in genere sono ben nascoste. Io volevo chiederti, chiederle, no, chiederti, 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 tu non problema, chiederti eh? diciamo del tuo così. Mm. Eh, il, primo, il primo incontro con un chirurgo plastico, come avviene? Cioè, proprio Partiamo dalla base. Del tra paziente e chirurgo plastico. tra paziente e chirurgo cioè una paziente viene da te e dice io vorrei diventare così ti portano in un ritaglio di un giornale no, questo è, è il modo peggiore per presentarsi perché noi cerchiamo sempre di evitare queste cose le fotografie, imitare dobbiamo sempre partire da quella che è la realtà della paziente tu ti accorgi subito se la paziente di solito, devo dire nella maggior parte dei casi le pazienti, soprattutto le donne perché gli uomini sono leggermente diversi le, le donne sono molto ben Orientate, conoscono ben bene l'argomento, hanno le idee ben chiare, conoscono l'argomento, sono informate, sono anche ironiche su quello che fanno, questo nella maggior parte dei casi. I casi dove presentano fotografie, cioè con dei modelli ben precisi, ovviamente impossibili da raggiungere, sono quelli più pericolosi. Allora bisogna dissuadere subito la paziente dalla possibilità di raggiungere questo modello. Anche perché poi ne rimarrebbero deluse esatto. trovandosi per forza è di chiaro. cose. La paziente è, si presenta in modi più svariati, dalla paziente tranquilla, estroversa, quella timida che si vergogna di mostrare le proprie... E qui è la capacità del chirurgo di sapere instaurare un contatto intimo. Tranquillizzante con la paziente per cercare di capire quali sono le aspettative. Una parte un po' psicologica, un, un anche. prima proprio voglio è fondamentale capire chi è di fronte e soprattutto mediare tra quelle che sono le aspettative, sempre di solito ingigantite, perché la paziente immagina l'intervento, ma insieme all'intervento immagina tutto un mondo che ci sta intorno, di e rapporti e poi avvenga un miracolo successivo. Esatto, che può essere, come diceva lei, un principio per sentirsi meglio avere un miglior contatti con l'esterno, una migliore socializzazione, però non è tutto lì. Allora bisogna saper mediare quelle che sono le aspettative e quella che è la realtà, che può essere ottima, un bellissimo intervento, un bellissimo risultato, ma magari molto diversa dalle aspettative della paziente. E questo è in questo il nostro ruolo è fondamentale. Perfetto. Eh, Franca, eh, quindi l'incontro... Hm. Con, con un chirurgo estetico sì. l'abbiamo eh, inteso, però il, il passaggio che una paziente può fare ad arrivare ad un chirurgo estetico, quindi a portare dei cambiamenti di un certo peso al proprio, al proprio fisico, e successivamente magari rendersi conto che non è soddisfatta sì. o l'aspettativa non è, eh, cioè il risultato non è eh, non come, è le, come a, si a, a, presupponesse. Sì. Venisse capita, fuori, insomma. che può capitare no? eh, che la nostra aspettativa poi venga delusa ecco, certo ecco che, che ci sia una, quindi una, una delusione. A quel punto la terapeuta deve intervenire intervenire, intervenire in che modo a quel punto allora, quando, comunque il lavoro è stato fatto. Ebbene, ecco, escluso il fatto che: cioè partiamo dall'idea che comunque l'intervento è stato fatto è riuscito. Certo. E l'intervento è stato fatto bene certo escludiamo eh, l'errore tecnico scusiamo l'errore pratica tecnico, diciamo del, della la situazione è peggiore intervento riuscito paziente scontento eh, eh, esatto. la situazione eh sì. è peggiore eh, sì esatto okay. cioè, partendo dal sì. presupposto che recuperati. diciamo prima cioè, esatto. l'ideale della star televisiva eccetera che comunque è truccata eh. rifatta e tutto eh. questo che vuoi l'ideale è quello il risultato che invece mi trovo è tutt'altro da quello che io mi aspettavo. E quindi questo è veramente un caso da mandare allo psicologo, perché il chirurgo non può più farci nulla. Certo. Okay. Beh, allora qui si rivela una sottesa insoddisfazione personale che deriva, non so, ognuno ha la propria storia, ma sulla quale il terapeuta deve concentrare le proprie attenzioni. Perché eh, va bene, ci hai provato con la chirurgia estetica, hai fatto bene, ma se a questo punto non ti basta, eh, forse ti devi interrogare su qualcosa. Questo qualcosa lo si va a, mh, come dire, a, a, a pescare, a riesumare, a capire attraverso la, la sua storia, la storia del paziente. Che sicuramente ci darà degli indizi su cui poi lavorare per cercare di rimodellare non più il corpo ma, eh, ma l'anima La insomma sì l'interiore e che a capire da dove arriva questa insoddisfazione di le base. sue insoddisfazioni le suoi, i suoi buchi le, le sue difficoltà le sue necessità i suoi bisogni ecco quindi questa è una ricostruzione che verrà fatta nel profondo certamente non più ecco, solo nell'aspetto un caso specifico di questo aspetto e... che è una cosa abbastanza Pericolosa è quando una paziente fa un intervento per qualche scopo, cioè o per riconquistare qualcuno anche. che ti ha lasciato, il marito piuttosto che, o comunque anche nelle giovani perché okay. all'interno di un gruppo c'è una certa richiesta per cui tu fai un intervento per una certa finalità che non è, non sei te stessa, mm. ma è l'aspettativa qual di qualcun altro. Questo è sempre molto pericoloso perché se poi l'aspettativa non, eh, non viene realizzata, dicevo. ripagata. E la, la delusione è molto, è molto, è molto grande. E, e non dipende dall'intervento, ma dipende da proprio quel questa... E succede, perché molte donne eh? poi fanno questo errore sì. eh, di eh, sottoporsi a interventi estetici magari per riconquistare il marito, per avere. e sì, è un, è un buon gesto, perché sì. non è che ecco, però, però se, se poi non ha eh, cioè, i risultati anche, sperati. Anche le... Il crollo è, è impegnativo e pesante. L'importante è se... che tu lo faccia per te stesso, sì, alla fine. Per, se stesso. Lo fai per te allora, stesso. Allora, lo stesso bene. Se poi ecco. questo eh, ti fa sentire, fa, meglio. fa sentire bene anche gli altri, benvenuto. Sì, certo. soprattutto per se stessi. Per se stessi ecco. Altri messaggi, Arteu? Sì, Cristian, un messaggio particolare. Non so come dire alla mia compagna che la desidero con un seno più pronunciato. Richiesta legittima oppure un mio egoismo? Oddio, eh, potrebbe essere anche una richiesta legittima, è chiaro che va poi confrontata con il desiderio di lei eh, di effettuare. Poi, questa cosa sicuramente un confronto ci vuole. Ci vuole. <ride> e se non è un suo desiderio, me la vedo dura. Eh beh. Se, non è, no, eh, se, le, se i desideri si incontrano, è una cosa fattibilissima. Eh, certo. Se invece fosse un, un, un desiderio solo di lui, parliamo di egoismo franca. <ride> Fuori dei denti, insomma. Sì, eh, oddio, egoismo. No, mh, trovo sbagliato non parlarne. Ecco, mm. eh, trovo mh, peggio non parlarne che avere anche un po' di sano egoismo, eh. sì, esatto. <ride> ecco. però se sì, parliamo assolutamente, di assolutamente sì, fino Quindi. adesso comunque abbiamo parlato di donne che si sottopongono all'operazione. Gli uomini, invece, eh, anche gli uomini anche loro... sì, sì, adesso anche gli uomini cominciano, la percentuale degli uomini aumenta, i ragazzi giovani anche che si giovane. sottopongono a medicina estetica, chirurgia estetica molto giovani, adesso scusami se sbaglio, ma eh, la, la, la differenza dei sessi si è un po' sfumata, nel senso che non che ci siano delle confusioni, sempre vere proprie, Però gli uomini, soprattutto i giovani, si sono un po' femminilizzati nel senso che c'è molta cura di sé. C'è molta attenzione. Molto esatto, le donne si sono un po' liberate, quindi un po' anche mascolinizzate, tra virgolette, e c'è un po' di più di confusione. I ragazzi giovani si richiedono spesso medicina estetica, anche chirurgia, gli uomini più grandi anche, sono aumentati anche loro: hanno richiesto, soprattutto nel momento dell'invecchiamento, spesso perché questa necessità di confrontarsi con donne magari giovani, quindi richiede questa necessità di rivolgersi al chirurgo plastico. Il numero è molto aumentato, non raggiunge ancora quello delle donne, però la richiesta è sempre maggiore. Quindi... Gli uomini, devo dire, hanno delle caratteristiche diverse. I giovani rispetto alle donne fanno richieste spesso più irrealistiche. Cioè, una donna arriva e ti chiede un intervento specifico, sa esattamente quello che vuole generalmente e conosce quali sono le conseguenze di quello che è, e si è già informata. Un giovane uomo di solito ti chiede voglio essere più giovane, più bello, è sempre molto generico per cui tu ti trovi a un attimino tanto a, voglio no, è, 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 a capire qual è il problema è, è sempre in genere è così non sempre ma più frequentemente le donne sono più orientate sono più, decise, sì, più, più decise, più, più, più informate più consapevoli più informate. però anche gli uomini però cominciano adesso però questo mi fa specie eh? anche perché eh? di tante problematiche che ne abbiamo parlato qui eh, nel nostro programma di problematiche psicologiche eccetera dove una volta alcune patologie erano solamente sì, sì. femminili, altre solo sì, maschili, sì. adesso. Sì, sì, sì si ultimamente stanno, si stanno incontrando. Mh, si stanno ecco, incontrando. E, incontrando. Anche, e anche in questo caso diciamo. Assolutamente, Ma cosa. che tra l'altro sono, vabbè, ho fatto un accenno prima appunto all'anoressia, mm -hmm. ma in effetti è una è questa, proprio i disturbi del comportamento alimentare, ma che però, vedi, sono sempre legati al fattore estetico. Alla perché parere. il dimagrimento e l'attenzione per il corpo, eccetera, hanno a che fare sempre con i canoni estetici. Che poi, poi io devo smonciano. dire però che ho risolto un problema di, ho risolto, di anoressia bulimia eh, con un intervento, devo dire che non è, è una cosa pericolosa perché è una situazione borderline però una paziente che aveva problemi da anni senza seno mm. e aveva problemi di contatto con l'altro sesso a quell'età molto giovane alla fine mi sono convinto vedendola molte volte di fare l'intervento e devo dire che ho avuto un ottimo risultato la ragazza ha risolto i suoi problemi alimentari al ragazzo e vive, vive l'ho rivisto dopo tanti anni è, è rifiorita, è molto bella truccata, forse questo era un caso nel, nel quale sì, 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 il sì. deficit corporeo risultava molto predominante nella sua vita di relazione, nella sua vita di relazione però realtà, è chiaro che non tutti i casi sono così eh? no, assolutamente Marta eh? io, prima di arrivare agli, agli, altri, agli altri messaggi sai che io devo arrivare un po' da te eh. a chiederti a te sì. Così come eh, ti dico sempre <ride> in qualità di rappresentante dei giovani eh, d'Italia. <ride> Poi c'è un'altra giovane lì dietro di le quinte che non riesco a portarla qua, che se lei venisse Adesso qui in la studio, abbiamo una bellissima ragazza che eh, fa parte di una trasmissione Calcio contro calcio o Brescia in campo, Brescia in campo, scusami, eh, che lei vorrebbe fare un intervento chirurgico ma è una bellissima ragazza non si capisce infatti non riesco mai a capire perché non vuole fare ma lei non vuole venire davanti alla telecamera adesso eh, quindi le pazienti già belle sono le clienti migliori eh. sì, ma questa è una ragazza è, bellissima bastano una piccola bellissima cosa bellissima e la ragazza la e e raggiungono <ride> prima in fretta la perfezione <ride> Arte Comunque. a te le ragazze rifatte ti piacciono o preferisci attento come rispondi, la ragazza ah, eh. la <ride> ragazza <ride> genuina eh, ma sinceramente Christian penso che una persona deve essere intelligente ad andare oltre alla, alla semplice... Sì. Beh, questa, questa mi sta sì. bene eh come bella. risposta di facciata. Eh. Adesso passiamo alla risposta vera. Eh, rifatta. No, no. Rifatta, un seno rifatto. No. Allora, un seno eh, beh, rifatto o un seno eh, vero? Non, non mi dispiace, però... Rifatto vero? Ma rifatto bene guarda che non te ne accorgi, te ne accorgi. Esatto. per cui la, la, la domanda è un po' capziosa, se, 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 se non te ne, 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 ne accorgi, se no eh, finisce lo scopo eh. della chirurgia plastica e deve essere una cosa quindi fatta bene, quindi non senti, non tocchi devi, il cuore, deve, ma senti, non sempre succede che non, se, non, te, non te ne accorgi purtroppo però devi fare in modo di accorgerti meno possibile, di diciamo essere più naturale possibile, non mi è mai capitato di essere raccontato con una ragazza rifatta quindi non posso dire. non dirlo. te ne sei accorto ma... No, <ride> no, eh, nel senso penso di no, che non pose, però non posso, non posso dirlo perché, a me non me l'ha mai detto esplicitamente. Diciamo. Quindi, e tu ti rifaresti mai? No, assolutamente no, una assolutamente. cosa che, con tutto rispetto, ma sono, <ride> sono contro nel senso che non, non ne vedo la necessità mia. Quindi, Poi, accetteresti la tua quando arriverà la tua vecchiaia con le tue rughe. No, Le no, io, sto parlando di adesso, poi... Ah, no. adesso! No. Di Ma, eh, adesso adesso sei perfetto, no, cosa devi è fare? Mezzarato. No, non sono d'accordo per il semplice fatto che anche quando subentra la vecchiaia, anche la vecchiaia secondo me ha un suo fascino. Certo. Eh, se, se uno ha condotto una vita, diciamo... Però che voglio chiedere una cosa: è non è che bene. non devi accettare la vecchiaia, la vecchiaia avviene, però se la vecchiaia avviene, cioè tu non devi dimostrare meno anni di quelli che hai, devi vivere la tua età al meglio. Questo esatto. è il concetto: cioè tu devi invecchiare, però se puoi eliminare qualche aspetto spiacevole e vivere la tua vecchiaia, dimostrare i tuoi anni in modo più piacevole, ottieni un, un ottimo risultato, non mm. devi per necessariamente sembrare vent'anni di meno, devi vivere i tuoi anni ma in modo più piacevole. Sì. Vivere la vecchiaia in questo modo può essere. Una cosa che poi contiene. Infatti, come diceva lei eh. prima, non è che bisogna risultare cioè, troppo ridicoli alcuni esatto. anni. ridicoli, quindi però sì. Faccio io una domanda al sì. chirurgo: uh. eh, 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 attenta. attenta. No, perché allora? Perché si vedono troppo frequentemente donne ritoccate? Non voglio dire rifatte, ritoccate, ma un po' troppo uguali. Fra di loro ti potrei rispondere perché non vanno da un bravo chirurgo plastico, <ride> mm. ma sarebbe troppo ma non facile. Ma perché no. ce è tu dici sì, una sì, sorta sono. di omologazione? Ma, ma, ripeto, perché eh, ci sono una serie di, di tecniche molto semplici che fanno molti medici estetici, più che chirurghi, che, sono, che si rivolgono all'utilizzo all di filler. Spritto mm. che sappiamo, no? le, le sì. botulina, che vanno benissimo e poi però standardizzano un po' la metodica e la paziente cade in quell'errore di cui ti parlavo prima di, di, pe, di abituarsi a un'immagine corporea e di chiedere di più. di più mentre gli altri si accorgono che tu stai aumentando sempre più i tuoi volumi tu non te ne accorgi più per cui rischi di risultare ridicola mm. e le cose poi che si fanno sono sempre quelle, no? le gizzi come le labbra per cui sono tutto un po' uguali standardizzate, standardizzate. esatto che è una cosa da non fare mai, mantenere la personalità della paziente cercando di migliorare in alcuni aspetti però non puoi raggiungere uno standard mm. sta molto cambiando eh? sempre di meno questa mm. cosa avviene per fortuna perché le persone sono più mature certo. tu immagina ragazzi o ragazze come lui tra qualche anno non verranno mai un risultato di questo tipo mm. per cui l'evoluzione avviene nella gente mm. più matura mm. però purtroppo in qualche sì, caso ancora c'è la ricerca <ride> dello standard però... ma il, il botulino si usa ancora? Certo, ma scherzi, si usa tantissimo. Lo usano tutti il botulino, non solo i chirurghi plastici, purtroppo. Lo usano tutti perché è una metodica relativamente semplice e eh, per cui permette quasi a tutti di effettuarla. È chiaro che anche lì ci sono le esagerazioni: se tu la, la tossina botulinica è una metodica che blocca alcuni muscoli mimici e ti fa sentire più, sembrare più rilassato, un po' più solleva le sopracciglia, come. Un mini, mini, mini lifting, diciamo, esagerando Quindi un pochettino. Non è invasiva più di non tanto? Non è invasiva, si fa ambulatorialmente, è pronta quasi subito. Però è chiaro che se tu esageri nel somministrare questa tossina, cioè blocchi troppi i muscoli, hai una faccia mimica senza espressività. Ora, certo. perdere la propria espressività nella comunicazione è una cosa fondamentale, cioè è una cosa negativa. E poi diventa così evidente che diventa, come dicevamo prima, ridicola. Certo, assolutamente. In tutte le cose ci vuole una misura: un equilibrio esatto. di fondo. Però questo è molto legato anche alla cultura della persona che è di fronte, cioè della paziente. A volte noi insistiamo, per, però non è che possiamo del tutto e possiamo rifiutarci di fare una metodica, certo. però fino a un certo punto. A un certo punto, se il desiderio della paziente è quello, cerchiamo di limitare i danni, però ci troviamo di fronte a una paziente che ha una sua cultura, una sua aspettativa, una sua richiesta... La richiesta... sì sì... Eh? con un suo bisogno... Quindi non è sempre facile ecco... certamente... altri messaggi Arteio? sì Cristian... le protesi mammarie di silicone... possono causare il tumore al seno? assolutamente no... Ah. è assolutamente... meglio così... nel tumore al seno... si usano le protesi di silicone... per la ricostruzione del Beh, tumore... dopo, dopo aver avuto un tumore al seno... non c'è nessuna, la protesi al silicone... quelle protesi di oggi... che sono molto sicure... testurizzate... a gel coesivo... Non hanno nessuna controindicazione se non in alcuni rari casi la formazione di un indurimento, la contrattura capsulare cosiddetta, che è molto rara, ma per il resto non ci sono assolutamente né rigetti né formazione di tumori né controindicazioni. È una metodica molto sicura. Sempre inerente al seno, ce n'è un'altra. Cosa succede al seno rifatto in caso di allattamento? Assolutamente nulla. Il seno rifatto deve essere rifatto in modo fisiologico, di solito è meglio sottomuscolare. La, la funzione di allattamento rimane in, in, intatta. Se la paziente poteva allattare, perché non lo si sa, alcune possono allattare, alcune no, non è la protesi che cambia questa cosa. La paziente che può allattare, allatta tranquillamente con la protesi. Mm, a livello negativo, invece, mm. cioè praticamente, ci sarà, diciamo, nel, in un intervento in un intervento chirurgico estetico, eh, una parte diciamo negativa. In che senso? Domando: se noi tiriamo la, il viso, vogliamo sì. togliere le rughe, eh, c'è una parte eh, dove, del nostro corpo dove ci possono essere dei difetti che si vedano visibili, non so, dietro l'orecchio piuttosto che in altre parti del corpo? Cioè se rimangono dei se segni? Se rimangono dei segni, delle cicatrici? Certo, tutti. Allora, noi partiamo dal presupposto che quasi tutti gli interventi lasciano cicatrici, questo i pazienti lo devono sapere. Allora nella stragrande maggioranza dei casi noi le cicatrici cerchiamo di nasconderle attraverso pieghe naturali del corpo, eh, di, nascoste nei capelli, nelle pliche eccetera. Voglio considerare comunque che anche se le cicatrici vengono nascoste, se la, la paziente ha una buona cicatrizzazione, col tempo la cicatrice diventerà assolutamente invisibile. Se tu effettui la miglior cicatrice possibile, ma la geneticamente la paziente cicatrizza male, per quanto tu le possa nascondere, le cicatrici risulteranno poi col tempo visibili. Questo dipende anche da fattori genetici dei pazienti. Certo. Quindi ci sono delle controindicazioni, se un intervento lascia comunque una cicatrice. Si tratta di nascondere il più possibile. Sì. Nella strada nel maggioranza dei casi ci riusciamo, in qualche caso non ci riusciamo. Certamente. Importante che la paziente lo sappia, che sia informata di questo. E questo sta Avviene. sempre nel, nel senso informato. Il consenso informato è fondamentale. Io ho sempre un'altra domanda inerente al sì, seno. Sì. Eh, costa molto un intervento al seno? No, dipende da che tipo Infatti, di intervento. Molto Perché ci sono interventi di sollevamento del seno, interventi di aumento del seno, interventi di riduzione del seno. È chiaro che hanno costi diversi, dipendono dai tempi di, di intervento chirurgico vero e proprio, dall'utilizzo di protesi che hanno dei costi dal tipo di protesi che utilizzi. In genere si utilizzano le protesi migliori, quelle che sono Beh. oggi garantite praticamente a vita. Quelle che non esplodono in aereo, insomma. No, questa è una leggenda che non è mai successa. Ah, è una no, leggenda metropolitana. Assoluta. Sono due leggende che girano da anni: che ormai non, che che una non... era la... il seno freddo di, di Pietro mm. il seno freddo e che esplodono ah, in aereo. Mm. Questa è una leggenda metropolitana che assolutamente no, era stata mi sento pro di. Probabilmente era, era per, per fare pubblicità. Sì, era sì, la... sì, sì la... mi ricordo. Ha avuto una rottura di una, della capsula per i protesi. Cioè che non sembra. è esplosa come una bomba. Assolutamente. Ma <ride> i protesi sono molto resistenti, puoi passarci sopra con una macchina. <ride> no, però... Sono degli elastomeri, è per cui sicurezza. non è. una ah. sicurezza. Un altro appena arrivato. Sì. Può succedere che il botulino dia una paral paralisi permanente. E in no. caso cosa si può fare? No, una paralisi permanente no, perché le, le, placche ne, ne, si riformano, le placche motrici si riformano sempre. Ci possono essere degli effetti collaterali nel, per la durata del, del, del botulino. Cioè il botulino la, la tossina botulinica ha una durata dai, che va dai 4 ai 6 mesi. È un prodotto biologico per cui la durata può essere diversa a seconda di come viene preparato. In alcuni casi, in base alla, alla localizzazione di iniezioni, ci possono essere delle paralisi di muscoli che non volevi paralizzare. Per esempio, una cosa tipica, però rara per fortuna, è la ptosi palpebrale, cioè si abbassa una palpebra. Può succedere, è rarissimo che succeda, però lo scivolamento del liquido dalla fronte verso la palpebra può causare questo effetto collaterale che non è, non è piacevole, però certo. nel tempo poi si, si autodissolve certo. nella durata dei botuli, però non c'è un danno permanente è chiaro che bisogna saperlo fare perché se un pazzo inietta il botolino cioè certo. puoi anche morire, è una tossina eh beh, certo. eh. ecco, stiamo eh, parlando di chirurghi plastici che fanno le normali metodologie per dare un consiglio eh, importante mm. eh, per far sì che i telespettatori mm. che in questo caso ci stanno seguendo si rivolgano ad esperti medici e, e non eh, vadano a finire a, in mano a dei ciarlatani è sempre difficile perché mm. io potrei dire Tiro acqua al mio mulino, tra virgolette, dicendo rivolgetevi sempre a chirurghi plastici certo. esperti. Allora le persone devono informarsi. Oggi queste metodiche possono essere effettuate da qualunque medico e la legge lo consente. È anche possibile che un medico di altra specialità sia poi bravissimo a effettuare questa metodica che è molto, è molto semplice. Per cui non mi sento di dire non andate da specialisti non chirurghi plastici. Si tratta sempre di avere un'ottima informazione del professionista da cui si, si rivolge e che abbia esperienza, che sia una persona seria, che sappia affrontare i problemi, più nella chirurgia che in queste cose, però anche in queste cose la metodica, la sterilità della metodica, la, la conservazione dei farmaci, c'è tutta una serie di cose che vanno seguite è che uno specialista ha più esperienza nel certo, fare. Certo. Se io faccio il cardiologo e mi metto a fare la tossina botulinica, è chiaro certo. che io mi occupo di un'altra cosa. Certo. È come se io, chirurgo plastico, mi mettesse a fare il radiologo. Non ho esperienza, per cui se posso scegliere vado da quello che ha più certo, esperienza. Che è più esperienza è che... Però nessuno può impedire a qualunque medico di fare queste metodi. Ecco, però se dobbiamo dare eh, un'informazione, un, un, un diciamo, un consiglio ai telespettatori, sempre... Andare da persone da uno specialista, del, del, specialista settore. del settore, questo vale in tutti i campi della medicina. Eh, questo certo esatto, uno si specializza perché diventa esperto in quella media come una materia. mosca che ci fa compagnia sì, prima era da sì, te, è adesso era andata di eh, chirurgia, sì, sì, sì. in diretta. Altri messaggi az segreteria Sì, da sì diversi. A che tipo di anestesia si è sottoposti con la chirurgia plastica? Ci sono rischi e o ricoveri? Beh certo, ci sono, la tipologia degli interventi è, var è variopinta, cioè. Ci sono interventi che si fanno in anestesia locale, interventi che si fanno in sedazione, interventi che si fanno in anestesia generale. In base al tipo di intervento si sceglie il tipo di anestesia. Certo. Pericoli non ce ne sono se si seguono le normali procedure, quindi esami preoperatori, visita dell'anestesista È preferibile gli interventi eseguirli in strutture serie ospedaliere che abbiano la rianimazione, comunque la possibilità di eh, seguire il paziente nel post-operatorio perché ricordiamo che non succede mai niente, sono interventi superficiali e non sono pericolosi. Ma proprio per questo, perché i pazienti sono sani, bisogna garantire al massimo la riuscita certo. dell'intervento dal punto di vista della salute. Certo. Quindi quella rarissima volta che capita qualcosa, se sei in ospedale non te ne accorgi neanche, non succede nulla. Se sei in un ambulatorietto piuttosto che in una zona dove non c'è un'adeguata copertura, può diventare se un problema rischioso. Anche, la perché, più anche perché credo che non si sa mai eh, una persona esatto. come possa reagire anche al, certo. all'anestesia è, è chiaro quindi se in un centro ospedaliero esatto, più... di un, esatto. soprattutto gli interventi in interventi più importanti dove è richiesta un'anestesia un, profonda perché contrariamente, questo è un equivoco che voglio chiarire sì. tanti pazienti fanno interventi importanti e chiedono l'anestesia locale come se fosse più sicura ti, ti, ti addormento, no allora ho paura, in realtà bisogna sfatare questa cosa, l'anestesia locale per piccole cose va bene, per cose estese diventa molto pericolosa perché può diventare tossica, mentre dormire è il momento, non dico più sicuro della vita, ma quasi tutti i parametri sono sotto controllo, c'è l'anestesista, sei in una struttura, non può succedere niente. È molto più sicuro dormire in alcuni casi quando devi fare un intervento abbastanza esteso piuttosto che fare tanta anestesia locale che può risultare invece tossica. Certo. E questo i pazienti lo devono sapere perché di solito chiedono sempre il contrario. Sì, il seno con l'anestesia locale. C'è l'idea li, di, di, di rimanere vigili. Esatto, di vigilare controllo. sul proprio intervento. Siche. Tanto cosa controlli? Sì. Cosa esatto. controlli? Anzi, eh, non, non puoi controllare, lasciare la fare. No, diventa anche sciarfare. fastidioso per il chirurgo che deve... Eh, sì deve fare un intervento seguendo il dolore del paziente mm. l'attenzione, mentre invece in anestesia generale lo fai tranquillamente senza preoccuparti di questo aspetto Certamente. Okay. messaggi io? Sì Cristian, ho dei problemi di circolazione vorrei sapere se posso comunque sottopormi ad un intervento di chirurgia plastica certo, immagino che dipenda dai problemi di circolazione può andare da le vene varicose a una cardiopatia gravissima adesso cioè, si tratta di capire mi sembra di capire che sia il primo caso allora se si intende nei problemi di circolazione a fare un intervento di liposuzione, per esempio, non ci sono problemi assolutamente, anche perché un intervento di questo tipo viene sempre compensato con della terapia farmacologica che salvaguarda da problemi di circolazione tipo embolie, per esempio somministrando calciparina, adesso non vorrei entrare troppo nello specifico, però il concetto è che il paziente va sempre inquadrato da un punto di vista clinico, qualsiasi cosa faccia. Se lo inquadri bene, fai gli esami e lo segui, non ci sono problemi nella stragrande maggioranza dei casi. Cioè. Importante è importante fare tutti gli esami preoperatori, le cose che devono essere fatte per inquadrare il paziente dal punto di vista fisico certo. in Inghilterra mm. provocazione adesso eh. Senti, eh. <ride> provocazione. In Inghilterra abbiamo fatto questa proposta della tassa, della, della, quindi una tassazione praticamente sulla chirurgia estetica. La tassazione da parte di chi? Da parte dello Stato. Eh? Verso chi, chi, si sottopone che, chi si sottopone a, eh, a chirurgia fare... estetica. Non la capisco, non la capisco perché allora uno compra un vestito di, firmato o va dal parrucchiere e mette una tasca. Dicono che si ricaverebbero circa 500 milioni di sterline no? e allora dicono: protestano medici e clienti. Quindi, un po', un po una, una, una provocazione nel senso. Non per dare un'idea nuova certo, a chi per idee certo, certo. di tasse ulteriori a quelle che per non abbiamo Per dire che tanti sono coloro esatto. che si rivolgono e si potrebbe esatto. ricavarne. Quindi un campo non in crisi, ma in espansione. No, un campo in espansione. Sì, non, eh, non sentiamo, devo dire la verità, la, la crisi, perché c'è sempre. Anzi, è dimostrato che in momenti di crisi le persone si rivolgono più a se stesse, pensano più al proprio benessere fisico. Magari non fanno il mutuo a 30 anni, invece si rifanno qualcosa perché per investono su sì. di sé. Nei momenti di crisi avviene questo, è dimostrato anche da molti lavori. Poi penso. è una cosa no, più ba, estemporanea. Ba, ba, eh? no. Poi è chiaro che se la crisi diventerà come quella greca anche, eh, non però ci saranno più soldi. Però è chiaro. Eh. Mm. Eh. Franca. Ma no, io avrei qualcosa da dire, nel senso che è dimostrato anche che se non c'è il mutuo da, se non ci sono i soldi per pagare il mutuo, eh, eh, la gente va anche meno dallo psicologo. E invece può darsi che vada di più dal chirurgo estetico e allora qua dovremmo interrogarci <ride> sì. ecco perché allora veramente forse si sta esagerando con la superficialità e col desiderio di non voglio essere polemica però mh, ecco e col desiderio di risolvere tutto in modo Mm, come dire, eh, veloce, mm. veloce e in anestesia, nel vero senso della parola, <ride> dice cioè, consolatorio. Se, eh, come C'era lo shopping soffrire, consolatorio, eh, c'era esatto, la chirurgia consolatorio. Senza soffrire, senza impegno. C'è qualcun altro eh. che si prende cura di me. Mi eh. trasforma, mi fa lavoriamo sull'esterno, ma non conosco. Lavoriamo sull'esterno, niente sull'interno. Poi vado via contento. Che va benissimo. Sì, può essere eh, così. Eh, non è sempre però, così, però, eh. Eh. in alcuni casi. È proprio la qualità dell'investimento a breve che richiede, è meno impegnativo forse, ed è più, vivi più il momento estemporaneo, proprio storicamente, rispetto a quello che può essere la, la crisi che ti, non ti porta a fare progetti a lungo, a lungo termine. Ecco. Che se vuoi, quella provocazione che ha uh, sollevato dell lui dell'Inghilterra sì. eh, ha un senso anche, anche così. Così, cioè, voglio dire, allora siamo in crisi, però dal chirurgo estetico ci andate certo. Ecco, cioè ah, non eh, allora quale. capito insomma allora, la distribuzione del Però io trovo che. Io, ecco, io però non accetto questo eh. aspetto moralistico di questa cosa, che non no, ho mai non accettato. Perché in, in fondo c'è cioè, sotteso sempre una specie di morale che. Io allora sono tanti i settori, tra virgolette, del lusso, il nostro non è un settore del lusso, che vanno contro tendenza in momenti di crisi. Non solo la chirurgia estetica, questo qui è, secondo me, è provocatorio. Però voglio dire, entra nella libertà, entra nella libertà di ognuno eh, fare della propria vita quello che ritiene, Assolutamente. sempre Assolutamente. nei canoni di moderazione, ragionevolezza, eccetera. No, però probabilmente come diceva Franca, appunto è... Cercare di lavorare sempre meno all'interno e curare più la parte... Io solo estetica questo volevo dire, io sì. solo questo. Poi eh, togliere la libertà a... a Però non, lo risolvi, solo con con non lo risolvi solo così oh. il problema, nel senso che oh, c'è certo. comunque un fenomeno di maggior socializzazione, di esigenza di essere più in forma, che non puoi negare, nel senso che no, la, no, usciamo no, molto di più, abbiamo molti più rapporti e quindi la necessità di essere più piacevoli comunque c'è mm -hmm. rispetto a quelli che erano i nostri nonni. Che avevano una vita più all'interno della famiglia, meno rapporti all'esterno. Questo senz'altro è un fenomeno nuovo, poi nel quale ci sono delle storture, sicuramente delle superficializzazioni. I media ci bombardano, soprattutto i giovani, soprattutto le donne rispetto agli uomini, anche se cominciano anche gli uomini, perché le donne devono essere sempre belle. Gli uomini possono essere anche Però interessanti. anche gli uomini, quando invecchiano, diventano interessanti, belli. Prestanti no. e le palestre sono piene. Bene, eh, dobbiamo chiudere il programma perché mi, che, mi sa che stiamo per sforare Sforano. oltre il tempo dovuto. Ringrazio la dottoressa Franca Grazie Pagni. A voi. Ringrazio Grazie. tantissimo il dottor Francesco Rizzo e lo ringrazio veramente per essere venuto qui a Grazie darci a voi. tutti questi chiarimenti. Grazie mille e un grazie come sempre ad, Gra ad Atteio grazie a voi per la puntata interessante, molto interessante vi ricordo il sito internet www.rewind-tv.net e buona serata e poi abbiamo capito anche che il seno rifatto è come un seno normale quindi potresti anche non accorgertene Ecco. quindi questo ricordatelo <ride> e noi cari amici telespettatori come sempre vi aspettiamo la settimana prossima andremo a parlare di psico-oncologia, quindi un argomento è sufficientemente importante. E, e vi invito chiaramente a non perderlo. Quindi, mi raccomando: 21:50, sempre in diretta RTB Network Sky 819. E a tutti voi, come sempre, niente panico! Buonanotte!